Ci hanno raggiunto in studio due ospiti. E che ospiti! E che ospiti! Diciamo che quando vengono loro c'è il picco di ascolto a tempo reale. Infatti avevo il punto interrogativo. E che ospiti? Che nel senso, ospiti? Andiamo a presentarli. Cosa dice? Oppure facciamo solo sentire le voci e chiediamo a casa se li riconoscono. No dai, andiamo direttamente. Non creiamo un po' di mistero sulla loro presenza. Come i quiz serali. Scoprite di chi si tratta. Esatto. Ma di chi saranno loro? Cosa fanno nella vita? E già 200 ascoltatori si sono trasferiti su un altro. Esatto. E lo so. E poi no, problema, non sappiamo tenere gli ascoltatori a noi. Quei e allora... pochi se ne vanno subito. Però, vabbè. Li avete forse riconosciuti, se siete amici di Tempo Reale li conoscete già, ma se siete loro amici o comunque li seguite nelle loro avventure letterarie, anzi loro hanno ben altri palchi da cui anche raccontano di sé, noi però siamo sempre felici di poterli tenere a battesimo per i loro progetti. Allora diamo il buongiorno a Lia Celi e Andrea Sant'Angelo, li abbiamo svelati. Bentrovati, bene, poi li avevamo già visti, che bello che siete qua, tra l'altro in una giornata molto molto speciale. Più vicino al microfono per voi due. Perché c'è un libro che si vede, non so, si vede la parte superiore, adesso lo facciamo vedere tutto, che vi accompagna. Ecco, d'altra parte, insomma, quando eccolo qua. Ninna Nanna per gli aguzzini. Dal titolo penso che non sia uno dei vostri dei romanzi di cui ci avete parlato le volte scorse. Neanche un romanzo rosa, così proprio a dire così. Però diteci allora quello che potete dirci. No, intanto che esce oggi. Sì. Quindi oggi lo trovate in libreria. Non so se dobbiamo occultare questa cosettina che c'è nella copertina. No, vabbè, ma se sui alla libri, radio si può mostrare. Alla radio si può mostrare, esatto, nessuno dice nulla. Allora, cosa ci raccontate? Che vabbè, è un giallo, però c'è anche un po' di rosa, c'è anche molto nero, quindi è un arcobaleno che così molto suggestivo e può accontentare tutti i gusti. È il nostro primo, soprattutto il nostro primo esperimento di fiction nella narrativa, insomma, la coppia di storioterapeuti che vi ha divertito raccontandovi le vite di Lucrezia Borgia, di Caterina De Medici, di Giacomo Casanova, e che vi ha raccontato che si può stare meglio leggendo e studiando la storia, adesso si cimentano nel romanzo, però con la stessa finalità, come dire, feel good, insomma. Noi vogliamo raccontare delle cose molto serie, anche affrontare contesti inquietanti, però senza mai perdere di vista il nostro obiettivo, che è far stare meglio alla fine del libro, meglio di quanto sì, infatti. Però il giallo, insomma, ci sono persone, ci sono autori, ci sono scrittori che dedicano la vita al giallo, cioè giallisti nascono e giallisti moriranno, e magari sono già morti tante volte con quelli che hanno trovato la morte nei loro libri. Voi ci arrivate come è partito? Un giorno vi siete sentite, eravate davanti a un cosa caffè, scriviamo detto, oggi? Un giallo, come è andata? Ma dunque, allora, innanzitutto io ho scritto un giallo e la prova è proprio qui davanti e non ho mai letto un giallo, quindi sono quindi sapevi un po' come funzionava, giallo, ecco. Dottor, sì, esatto. Dovevo dirgli di non dirla questa cosa. Però è originale, vuol dire che non è stato ispirato da nulla. Il buon selvaggio di Rousseau, esatto, la piattaforma buon Rousseau ha scritto. Esatto. No, dunque tutto nasce da una notte che io faticavo a prendere sonno. Esatto. Stai aggravando la tua situazione, lo sai, vero? Situazione. Meno 100 punti. Sicuramente sono stati peperoni ripieni o qualcosa del genere. Così, comunque, nel mentre mi è venuta in mente una cosa che in Italia tutti investigano praticamente, cioè nei gialli tutti sono magistrati, carabinieri, i baristi, pensionati, medici, infermieri, qualsiasi categoria, notai, avvocati, chiunque investiga. E tu hai trovato una categoria che non lo faceva? Ma c'è una categoria di persone che non chi investiga. Sono? Questa categoria di persone si che può dire? Probabilmente è molto odiata dall'italiano medio. Sono i vigili urbani. Pensavo la gente e del fisco. E qui finisce il suo contributo al giallo. Esatto. Vigili urbani. Sì. Quindi, sì. La faccia è tutto un poema. Penso, mentre stai dicendo questa cosa. No, perché tu avrei pensato tranne che esatto, i vigili urbani. Nell'immaginario collettivo il vigile urbano non investiga. No, ma infatti c'è chi ha paura del vigile urbano. No, chi può fare il vigile urbano ferma i tram con una mano. Con la poesia di Rodari, non la ricordiamo tutti. Con un dito calmo e sereno tiene fermo un autotreno. Un uomo così, come può non essere protagonista, esatto, di un giallo. E allora mi ha detto, ma perché non provare a pensare a un giallo ho controllato, perché prima questa cosa che ho pensato, poi ho detto, poi magari in realtà c'è un... No,
non ci sono. Nella storia del giallo proprio non c'è. I visiti non vengono presi in considerazione proprio per questo. Ma è un agente scelto della polizia locale o il vigile, quello che sta in strada alla sordi? Il meno scelto che ci possa essere, perché è un ragazzo di 26 anni neoassunto. Part time magari? No, tempo pieno almeno. Che praticamente a 2 settimane dalla sua entrata in servizio si ritrova. Diciamo che è il primo noir dell'era del reddito di cittadinanza, questo possiamo dirlo, perché questo ragazzo è uno che si trova in una situazione di né di qua né di là, insomma è fuori corso, si trova in una situazione esistenziale in cui non ha la spinta per fare nulla, né per continuare gli studi né per trovare un lavoro, e appunto cause che non stiamo qui a svelare lo porteranno a diventare. A un passo dalla richiesta del reddito di cittadinanza c'è questa svolta della sua vita. Ma lo possiamo dire là il periodo in cui è ambientato? Certo. Perché questa mattina possiamo parlare di questo libro senza parlarne, perché Lia perché ed hanno Andrea hanno fatto degli studi, certo, di settore, hanno scoperto che i giallisti non amano sapere praticamente nulla del libro che stanno per comprare, tranne che qualcuno muore bisogna capire chi è stato. Ma il fatto che questo consiglio gliel'ha dato un giallista rivale, quindi cioè non lo so. Ma sarà vero allora. Appunto, io mi farei qualche domanda comunque. No. Però perché, è persona affidabile. Perché quindi il periodo storico magari forse si potrebbe in qualche modo. Beh, ha parlato del reddito di cittadinanza, quindi il periodo storico direi che è l'attualità. È ambientato nell'aprile del 2019. Ah, proprio fresco. Abbiamo anche controllato il calendario perché i giorni della settimana corrispondessero. No, veramente. Ma ragazzi, queste sono ricerche. La ricerca storica è fondamentale. Esatto. Quando si dice che gli scrittori non fanno ricerca, cioè invece avete sempre sotto anche mano. Anche il meteo. Lì, Andrea, voi che normalmente vi dividete le pagine, cioè nel senso lavorate insieme, ma poi c'è anche un'anima creativa di ciascuno che arriva nei vostri libri, in questo caso com'è stato? Io adesso racconto la storia della mia parte, perché lui che non ha mai letto un giallo aveva voglia di scrivere un giallo, io che ne ho letti molti ero terrorizzata all'idea di scriverne uno. Anche a me terrorizzerebbe la cosa. Infatti, perché appunto il mercato è invaso, figuriamoci qualunque scrittore ha voglia di scrivere un noir, no? Dice, boh, sembra così facile, lo fanno tutti, perché io no? E poi appunto c'è, come dicevamo prima, questo pubblico di lettori di gialli che è veramente molto esigente, è molto avveduto, non ti puoi permettere di prenderlo in giro, insomma, non è che si dà retta al primo dilettante, ecco. Cioè, poi il morto all'inizio deve essere lo stesso alla fine, capito? Uno non è che si sbaglia alla fine. Ah, però ha ragione Lia, che sono lettori molto esigenti. Sì, anche perché più poi di magari altri generi, forse. Il lettore di gialli va anche indietro nelle pagine e ricontrolla se gli indizi sono quelli giusti o se mi hai cambiato le carte in tavola. Gli piace proprio molto mettersi nei panni del detective, quindi è un lettore con delle esigenze particolari. Io poi, diciamo che la maggioranza dei gialli che ho letto sono proprio, ho cominciato da ragazzina leggendo i gialli all'inglese, quelli proprio Agatha Christie, so quello che facevano impazzire i bambini della mia generazione. Poi vabbè, cosa c'era? Hillary Queen. Vari, poi insomma, Chandler non ci ho mai capito niente perché era talmente pieno di cose, io poi mi fermavo a leggere lo stile perché era scritto molto bene e poi mi dimenticavo di seguire la trama, il ragionamento, e anche questo è un problema, che il giallo non deve essere scritto tanto bene perché altrimenti ti distrae, come il pasticciaccio di Gadda, è un giallo sostanzialmente, sì, ma chi è che se ne accorge? Direi che nessuno l'ha mai letto per quello. Infatti. Quindi abbiamo Merulana, non è che ci si arrivi deve perché essere scorrevole, deve andare via. Infatti, questo è per chi ha avuto perlomeno nella vita delle ambizioni letterarie, chi sta attento alla bella pagina, no? È proprio un esercizio anche di umiltà, se vogliamo, perché lì conta l'emozione che riesce a dare, l'intelligenza, la sorpresa, insomma è un genere che è proprio una sfida per uno scrittore che non c'è abituato, quindi diciamo che la sfida è subito da coraggiosa come sono, dicevo no. No, grazie. Quindi sei partita terrorizzata e poi che cosa ti ha poi cioè, il capitano mio capitano qua l'uomo completamente ignaro di tutto che mi ha detto andiamo, io ho il mio vigile urbano, io voglio parlare di lui. Esatto. Io poi, siccome appunto noi siamo una coppia testata e io con Svagaia alias Andrea Santangelo affronterei di tutto, potevo dargli benissimo la colpa di tutti i difetti, ovviamente, del romanzo, ho detto ma sì, facciamo, proviamoci. Quindi volendo si può togliere il nome Lia Celi da super romanzo. Nel caso non andasse, termine della lettura uno c'è l'adesivo. A me basta che i proventi siano divisi in due. Giusto. Ma
Mi sembra la cosa più importante, esatto, alla fine di tutto. E quindi vi siete avventurati. Allora, però come si fa a parlare di un libro di cui non possiamo raccontare la trama? Cosa possiamo dire, Andrea? Allora, dai, dici qualcosa. Ad esempio, raccontiamo la copertina, esatto, infatti. Ritiriamo, lo prendo io in questo caso, così lo faccio vedere. Vedete, è una copertina anche che aggancia l'occhio, perché Ninna chiaramente... Nanna per gli aguzzini, e poi anche per l'immagine che viene lo ricordata. Raccontiamo a chi anche ci ascolta in radio. Gli aguzzini, esatto, non sono i vigili urbani, questo possiamo dirlo subito, non è un atto d'accusa, i vigili sono nazisti, un'associazione di idee poteva... Tra l'altro, io vedendo la copertina anche con il simbolo, ricordiamo insomma, che viene riportato, diciamolo per chi ci segue in radio, c'è, esatto, una svastica con del sangue, mi faceva sopra. Pensare subito a quel periodo storico, cioè così immaginazione sarei andata a quel periodo lì. Allora, diciamo l'ambientazione. Vai, dai, quello lo possiamo dire. È ambientato in un piccolo paese dell'Appennino tosco-romagnolo. Perfetto. Okay? Quindi questo paese è inventato, si chiama Monte Perso. Non esiste nessun Monte Perso in tutta Italia. E lui è uno storico e lo sa. È un paesino, cioè, non è un geografo, però ne sa anche di geografia. La nostra maniacale attenzione ai dettagli ha fatto sì che siamo anche andati a trovare l'etimologia di Monte Perso, la leggenda che c'è alle origini di Monte Perso. Abbiamo anche disegnato il gonfalone del comune di Monte Perso. Adesso verrà creato ad hoc da qualche parte. Esatto. Locomotive anche di turisti come Avigata, esatto. Più o meno geograficamente è in una valle sopra Faenza, mettiamo, più o meno quella zona è quella. Insomma. Quindi diciamo piccolo... che anche il corpo dei vigili di questo piccolo paese non sarà molto nutrito. Tre, di cui uno è il comandante, anziano ai limiti della pensione. Uno è il neoassunto e un'altra è una collega che praticamente sono circa 20 anni che è in malattia. Quindi, quindi è un bell'ambiente. Sicuramente non hanno a che fare spesso con vicende che uente. Questo ragazzo neoassunto si ritrova da non aver fatto nulla per 26 anni a dover far tutto in paese, perché è l'unico giovane in paese che lavora praticamente. Quindi tutta la popolazione, che è di un'età media sugli 75 anni, praticamente gli affida qualsiasi incombenza. E lui, girando come una scheggia impazzita per il paese, perché purtroppo deve fare di tutto per tutti, è anche quello che ha l'occhio, che vede un sacco di particolari, che quando poi succederà questo delitto... riesce a metterli un po' in fila. Esatto. Poi non è infallibile, ecco. Anzi, no, sbaglia spesso. È un pasticcione, ovviamente, perché... Stiamo parlando di un ragazzo che appunto... Però la storia, però un po' di storia ce l'avete messa anche qui dentro, cioè non poteva essere diversamente per voi. Ci abbiamo messo, allora, il paesino è appunto nelle valli sopra Faenza, che è diciamo una zona con cui ha più a che fare Andrea per ragioni familiari, sì, mia moglie è di una valle lì più o meno, quindi. Però ci abbiamo messo un po' di così, è una specie di arlecchino di tante cose della Romagna, insomma, che conosciamo, che abbiamo vissuto, perché tutti e due abbiamo, io in particolare, insomma, abbiamo un'infanzia e parti della famiglia in paesini, quindi la vita di paese la conosciamo, cioè non siamo proprio perfettamente urbani, metropolitani, e queste cose qui ce le abbiamo messe, insomma c'è molta 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 Romagna in questa storia. Dico solo, perché posso leggere questo, anche il lettore che arriva in libreria da oggi questo lo legge, insomma, certo, sappiamo che qualche idea, e non a caso, visto che parli tanto di Romagna, lì la persona che muore è un albergatore. Questo lo potevo dire? Sì, dai, lo potevo dire. Infatti, questo sì, possiamo, il risvolto di copertina possiamo svelarlo. Esatto, così come... O la gola profonda che ha parlato con te, Andrea, ti ha detto neanche il risvolto di copertina, non scrivete lui nulla. Sì. Lui sì, lui è molto... Ma così, cioè, perché già gli angelisti, quelli che leggono i li prendono così a scatola chiusa? Ti assicuro che si legge, anzi, ne prendi 5 o 6, lo leggi di tutti e poi vedi quello che... Ti smuove qualcosa, esatto. E poi, insomma, tra l'altro, appunto, questo richiamo ad un periodo terrificante, esatto, tragico, in realtà c'entra anche con una contemporaneità molto più vicina a noi. E con gli studi che io faccio, perché stiamo parlando di un paese situato proprio sulla linea gotica, quindi su dove nel 44 i combattimenti hanno dato luogo a distruzioni, stragi, eccetera eccetera, e noi qui a Rimini ne sappiamo molto, insomma, perché la linea gotica è corsa anche dalle e quindi all'interno di questo libro la svastica che è in copertina sta a rappresentare praticamente un reparto militare, una divisione di SS, che è poi la divisione che si è macchiata degli eccidi di Marzabotto, cioè la 16ª divisione SS Reichsführer. E vabbè, non dico altro perché poi non posso dirlo. Non diciamo altro, però infatti. Insomma,
la svastica è spiegata in questa maniera, quindi è un richiamo ad avvenimenti che sono successi nella seconda guerra mondiale in questo paese. E come sempre poi nella quarta, mi squilla il cellulare e il nonno, se il suo cercametalli ha localizzato un carro armato e vuole che io vada ad aiutarlo a scavare può scordarselo. Nonno dai, è il mio ultimo giorno di libertà, la sua voce dall'altro capo mi fa gelare il sangue. Ta-da! Quindi, che dire? Possiamo dire altro? Volete dirci altro? Così anche per, ricordiamo, oggi allora, in tutte le migliori librerie, lo possiamo dire. Speriamo anche in qualcuna delle peggiori. Sì, perché anche nei bar di Caracas. Secondo me, esatto, è quasi, quasi quella ricerca un po', sì, perché sì, si dice sempre le migliori librerie, in realtà adesso, c'è un po' ovunque. Al di là di tutto, diciamo che la storia a grandi linee l'ho avuta io come idea. Però questo libro senza di lei non ci sarebbe mai stato. Primo perché io di gialli proprio zero, porto zero. E poi secondo perché soprattutto i dialoghi e la creazione dei personaggi hanno molto di Liaceli, quindi... Questo lo dico adesso, tutti scappano. No, però la costruzione effettivamente deve essere molto meticolosa, perché no, devi che i passaggi ci stiano, perché altrimenti uno alla fine dice sì, ma è improbabile questa storia. Invece no, cioè no, bisogna starci veramente pezzo per pezzo. Veramente io tutte le volte che scrivo con lui, insomma, io mi sento veramente una sarta a cui portano la stoffa, i bottoni. Mia nonna era sarta, per questo che me lo ricordo, no? Quindi si fanno le prove, si vede. E cucio, ricamo, insomma, è questo tipo di cosa, si toglie quello che non serve, si aggiusta bene sul manichino che si è scelto, si vede se il modello corrisponde, e sì, e a me è un lavoro che mi dà, devo dire, più soddisfazione quasi che scrivere per conto mio, perché mi piace, o sarà appunto il sangue della nonna sarta che diciamo in un altro contesto, in un'altra attività viene fuori, che è una grande arte anche quella, però, una grande creatività, ma quelle nostre discussioni poi quando dovevamo mettere a posto i capitoli sembrano veramente quelli fra sarto e committente, sì, ma sì, questo la taglia, no, ma questo non va bene, ma questo non cade bene, questa pens non cade bene, qui possiamo stringere, siete soddisfatti del lavoro? Sì, anche se io avrei conservato alcune parti che mi sì, perché poi c'è anche l'editor, sì, esatto, l'editor che ha dato tagliato, il suo contributo, esatto, tanto quindi, perché era molto più lungo, e diciamo che forse avevamo un po' ecceduto nella descrizione perché avevamo costruito questo piccolo mondo di cui ci eravamo innamorati, no? Sì. E quindi avremmo aggiunto per me il giallo poteva anche non essere la storia di questo paese e dei personaggi di questo paese è talmente divertente e meravigliosa che ci si trovava così bene che sì, vabbè, hanno ammazzato qualcuno, chi se ne frega, cioè, andiamo al bar e andiamo a chiacchierare con la gente. La casa editrice ci ha pesantemente riportati sul giallo. Ricordiamo casa editrice Solferino. Solferino, sì. Uscirà il director's cut dopo. No, ma lui l'ha scelta apposta perché è il nome di una battaglia. Perciò lui, esatto, lui lavora solo con gli editori che hanno oggi poi. No, infatti, UTET. Che battaglia è? UTET, secondo me potrebbe essere l'acronimo di qualche battaglia. Ma è una Siria, UTET. Invece UR, no? In Iraq, se non ricordo male. Nell'antico Iraq. Tanto si è combattuto un po' dappertutto nella storia del mondo. Quindi lo troviamo. È solo l'imbarazzo della scelta, insomma. Esatto. Allora andiamo, l'ultimo minuto è dedicato tutto a voi per fare un piccolo promo, anche perché poi ci saranno delle presentazioni, immagino, esatto, sì, ecco, raccontateci anche diamo dove, appuntamento come, intanto ai nostri fan riminesi venerdì prossimo 31 gennaio alle 18, sì, alla libreria riminese ci presenterà un altro giallista con addentellate, diciamo così, locali, cioè Gino Vignali di Gino Michele, che insomma posso scrivere per Solferino anche lui, per Solferino, quindi proprio questo non dovevi dirlo, vabbè, giocati in casa, va bene, in scala, sì, in tutti i sensi, però ha detto che mi ha detto in privato che gli è piaciuto, quindi l'ha letto in anteprima, sì, quindi vuol dire che si ride, per quello è importante, poi che funzioni come giallo tutto sommato, sì, sì, a me per essere polemico fino alla fine vuol dire che si rideva ancora di più anche con i tagli che sono stati fatti, ma allora però questo è un richiamo diretto a chi quindi ha possiamo dovuto dire che questo è il primo e ultimo giallo, no, insieme. Invece magari è il primo di una lunga serie, se a Vigata succede tutto un piccolo sto paesino, succede di tutto, perché non può succedere a Monteperso, cioè, perché quanti... Camilleri non litigava con se stesso dicendo no, allora e che voi siete in due, però insomma potrebbe, magari trovate questa vena gialla e la portate avanti, no, chissà, in realtà anche noi ci facciamo le nostre idee, certo, adesso facciamo, sì, il secondo capitolo, lei il terzo capitolo. Lei mi sta frenando molto, in realtà avrei già trovato anche la trama del secondo, del seguito, quando parti, quindi parti, io sono scaramantica, quindi
voglio vedere come concordiamo appieno con questo pensiero di Lia. Lia Celi, Adrian Sant'Angelo, Ninna Nanna per gli aguzzini, da oggi in libreria. Può essere un modo per avviare questo fine settimana, nel senso che io ricordo anche la vigilia delle elezioni, appunto, e del giorno della memoria, quindi esatto, diciamo che è proprio il libro ideale per questo visto weekend. Che secondo me il fine settimana, almeno per me, è il momento ideale per andare a comprarsi un libro. Sabato mattina, quando non lavoro, io mi vado a comprare un libro, quindi questo poi io lo affido anche a tutti i nostri ascoltatori come buon modo per iniziare il fine settimana. Poi lo leggete tutto tra sabato e domenica, lunedì ci mandate dei commenti e venerdì venite a insultarci alla libreria. Esatto, la prossima settimana scriviamo il sequel. È pronto Lia, no? Cioè, adesso l'ha detto in diretta, è pronto. Le vittime sono due scrittori che avevano scritto in coppia un giallo. Ha già anche preparato la sceneggiatura per quando compreranno. Ci decidete voi, insomma. Hai già venduto anche i diritti cinematografici? Ovviamente tutto. Sì, però vorrei dire che giornalisti investigatori ce ne sono troppi, no, infatti, cioè veramente una noia. È meglio mortale. Che siano vittime, esatto, i giornalisti. Esatto, infatti mettiamoli dall'altra parte. Con l'aria che tira non è neanche. Così scompaiono subito e non ne abbiamo più da Viva i vigili urbani. Viva i vigili urbani. Adesso li chiamano ancora così, perché sai che c'è la polizia locale. No, infatti, grande rispetto piccoli paesini, per il corpo. Dai. Pizzardone, ghisa, tutto. Lo rifacciamo vedere. Fatelo vedere voi, ha fatto un bel sorriso alla telecamera. Eccoci. Con il vostro libro, perfetto, eccolo qua, benissimo.